In Municipio Santa Maria Maggiore una riunione per fare il punto perché anche il, la Valle Vigezzo è stata pesantemente colpita, in particolare Santa Maria. Sì, è stato un evento molto veloce, diciamo, nel tempo, ma impetuoso, che ha provocato una serie di danni piuttosto rilevanti sia in campo privato che pubblico. Sono cadute veramente alcune centinaia di, di alberi, sradicati dalla violenza, ci sono stati alcuni tetti parzialmente scoperchiati e alcune attività, Luna Park, il mercato, insomma, che hanno subito dei danni. Sono attività che comunque grazie al, alla provincia di Verbano, Cusio ossola il coordinamento provinciale di protezione civile, le forze dell'ordine, le squadre locali, ehm, i dipendenti del Comune di Santa Maria Maggiore, la Polizia Municipale, gli AIB, i Vigili del Fuoco, noi stiamo facendo fronte e crediamo, visto anche la stagione che stiamo attraversando, siamo in piena stagione turistica, nel giro dei prossimi due o tre, tre giorni di riuscire a, a ristabilire in pieno le condizioni. Abbiamo avuto qualche difficoltà anche per il raggiungimento della frazione di Buttonio, dove le due strade erano interrotte a causa della caduta sempre di alberi. Ormai la viabilità è stata ripristinata, comunque eh, è ancora in corso attentamente il eh, calcolo del numero di, di danni e il numero di, di alberi che sono caduti. La zona più colpita, quindi il centro del fondo, ma ci sono anche alcune case scoperchiate? Sì, la zona più colpita è la Pineta, in totale eh, di Santa Maria Maggiore, e poi qualche eh, casa nella frazione di Buttonio, alcune tegole. Non sono tetti completamente ma parzialmente sono stati scoperchiati. I danni maggiori si sono verificati nella zona della Pineta con diversi alberi anche molto alti abbattuti dal vento, tetti semi scoperchiati, danni ingenti anche al campo da tennis, al lavoro vigili del fuoco, protezione civile e corpo AIB. Risparmiato miracolosamente il campeggio appena sfiorato dalla tempesta. Danni anche a Re, in particolare nella frazione di Forsogno, è stato in parte scoperchiato il tetto dell'hotel Bella Vista.